Fotografare il quadro della zootecnia da latte della regione Marche sperimentando un innovativo modello di gestione basato sui più recenti criteri dei precision farming. E questo è l'obiettivo del progetto di zootecnia di precisione al centro di un convegno svolto questa mattina ad Ancona nella sede dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche. Capofila del progetto finanziato dalla PSR Marche è Trevalli Coperlat. Progetto della durata triennale che si è attuato attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica capace di fornire agli allevatori da latte bovino e ovino della regione alcune informazioni utili a ottimizzare la gestione aziendale, migliorandone la produttività, le performance e l'efficienza, così come la qualità e la redditività delle aziende. Gli obiettivi è il miglioramento gestionale dell'allevamento, cioè quindi un miglioramento per arrivare a quello che è una richiesta dei consumatori che va verso una sostenibilità ambientale, una sostenibilità anche e qualitativa, economica, eccetera. Il modello è stato sperimentato su un campione rappresentativo di 70 aziende zootecniche bovine e ovine. Il sistema raccoglie informazioni, le rielabora attraverso lo sviluppo di un algoritmo e restituisce alle aziende alcune indicazioni su quattro punti chiave: il benessere animale, la biosicurezza, la sanità e l'utilizzo del farmaco. Il sistema poi riconsegna il grado di efficienza dell'azienda rispetto a quelle che sono le criticità, sia strutturali che gestionali, sulle quali intervenire. È una piattaforma informatica alla quale l'allevatore ha accesso e ha la possibilità di visualizzare l'andamento della sua azienda in termini di salute, benessere, gestione del farmaco attraverso dei cruscotti e poi visualizzando le medie geometriche cellulari e della media geometrica batterica del proprio latte di massa e inoltre la piattaforma restituisce sostanzialmente tutte quelle che sono le criticità sulle quali principalmente l'allevatore deve intervenire per garantire il benessere e la biosicurezza del proprio allevamento.